8 appartamenti per un valore totale di 8 milioni e mezzo di euro sono stati acquistati con denaro arrivato dal Veneto. Il sospetto è che siano parte delle tangenti pagate per il MOSE. Per seguirne le tracce bisogna andare in Svizzera, a Zurigo. Tra il 2007 e il 2009 il conto UBS numero CH960W è molto attivo. Dalla Simeroy Holdings arrivano 3 milioni di euro, dalla Folly River altri 2 milioni di euro, dalla Illume Holdings 600 mila euro, dalla Shillingstone 8 milioni e mezzo di euro. Sono le società panamensi amministrate dal sangue blu dell'offshore Filippo San Germano, marchese d'Allier. Sempre da quel conto svizzero escono 8 milioni e mezzo di euro. Destinazione Dubai. Servono per acquistare 8 prestigiosi appartamenti nel grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa. Per i magistrati però il marchese d'Allier non sarebbe il reale acquirente. Chi ha effettuato questi acquisti? Cioè chi è stato ad acquistare realmente questi appartamenti a Dubai? Ma sicuramente è stato il cliente che avrà dato istruzioni di fare delle operazioni che sono state fatte. E chi è il cliente? Mi permetta, io gli posso dire, lei mi dice un nome e gli dico non è lui o sto zitto. Il marchese dell'offshore è nipote della regina del Belgio, Paola Ruffo di Calabria. Filippo di San Germano è l'ultimo discendente di Filippo Giuseppe San Martino d'Allier, marchese di San Damiano e Rivarolo. Il marchese d'Allier, nostro contemporaneo, ha il domicilio in Svizzera, a due passi dal lago di Losanna. E secondo i magistrati avrebbe acquistato gli immobili a Dubai su indicazione del commercialista padovano, Paolo Venuti. Paolo Venuti era uno di quelli che ha disposto l'acquisto di questi immobili? In questo momento non glielo posso assolutamente confermare. Quello che è certo è che il marchese e il commercialista padovano hanno in comune la passione per gli appartamenti del Burj Khalifa. Da un conto corrente dello studio dove lavora Venuti, l'11 dicembre 2007 parte un bonifico da 940.000 euro verso Dubai. La causale è acquisto di un appartamento al Burj Khalifa per possibile investimento immobiliare. Tra il 2008 e il 2010 ci sono almeno altri 3 bonifici verso Dubai, per un totale di oltre 1,5 milioni di euro. Nel 2012, invece, incassano 1,3 milioni euro. Appena scrivono, venduto Burj Khalifa, ma per conto di chi? Durante il processo per le tangenti del MOSE, diversi testimoni hanno indicato Paolo Venuti come fiduciario del patrimonio occulto dell'allora governatore del Veneto, Giancarlo Galan. In questa operazione immobiliare Venuti agiva per suo conto? Io non so neanche di cosa sto parlando, di lo chieda Venuti no. Ma lei non ha mai acquistato un appartamento nel grattacielo di Dubai? Ma si può immaginare, sono andato una volta per un ufficio, ma si immagini.